see if I believe. Tanta gente anche per questa edizione della festa di San Feliciano ad Orgnanico. Bellissima edizione, tanto sacrificio, ma siamo riusciti anche quest'anno con questo nostro intento di coinvolgere tutto il paese. Quest'anno ancora di più abbiamo il problema proprio di cosa far fare ai ragazzini, perché sono veramente tanti, ci tengono tutti, da giovanissimi, dai 5-6 anni che vanno qui, ma voglio anch'io la maglietta, voglio aiutare. Quindi abbiamo anche quel problema lì di fargli fare qualche cosa. Quelli che ci aiutano sono veramente tanti e ringraziando il tempo, perlomeno perché queste prime due serate sono andate molto bene, due serate più all'insegna del rock, e invece le prossime saranno una serata di liscio e una serata con discoteca mobile più indirizzata proprio al pubblico dei giovani con la festa dei coscritti. Oltre alle sempre fantastiche cene? Assolutamente sì, il nostro piatto forte è il fritto di pesce, che riusciamo a fare discretamente bene, la gente lo apprezza perché vediamo sempre che riempiono le nostre serate. Nell'ambito della festa anche un'esibizione della Filarmonica di Orgnanico. Sì, questo ci riempie di gioia, dalla ricostituzione della Filarmonica Orgnanicese, che siamo riusciti già dalla prima serata a introdurre nel concerto dove abbiamo unito festa patronale con la festa della Repubblica del 2 giugno, si sono esibiti anche loro insieme alla Filarmonica Felettese, e domenica faranno il servizio durante la processione del Santo Patrono e poi l'esibizione, coinvolgendo, facendo esibire nel padiglione spettacoli anche i giovanissimi, che ne hanno un foltissimo gruppo nella nuova banda, che stanno pian piano crescendo ed entrando in formazione, e si esibiranno domenica all'ora di pranzo a mezzogiorno nel padiglione spettacoli. A San Feliciano anche il nuovo sindaco di Orgnanico. San Feliciano, il sindaco deve venire per forza, perché è una festa che è troppo sentita ormai da tanti anni, ben organizzata, con tanti gruppi, con tante persone, per cui il sindaco non può mancare a questa festa. Poi la festa del patrono, per cui ci auguriamo che ci aiuti anche nelle varie vicende, ecco. Orgoglio e soddisfazione per queste elezioni, per i risultati. Sì, tanto orgoglio e tanta soddisfazione, perché non pensavamo di vincere così bene come siamo riusciti a fare, per cui siamo molto contenti, ecco. Subito al lavoro, le cose principali da fare. Le cose principali sono tante, abbiamo appena fatto il consiglio di insediamento il 5 di giugno, quindi nelle prossime settimane dobbiamo ancora definire gli incarichi tra i vari consiglieri e le deleghe tra i vari assessori, perché era troppo veloce, era troppo ristretto il tempo, però fatto quello partiamo con il nostro programma.